Ciao ragazzi e benvenuti a questo nostro terzo video tutorial dove andremo un po' a tirare le fila di tutto quello di cui abbiamo parlato negli altri due video. Ci eravamo lasciati con il chuck alla fine del video precedente e adesso ve lo torno a far vedere, stavolta però compilato. Quindi ho scritto nel nome della produzione documentario, ho scritto inquadratura 2. Scena 1, take 1, il direttore è l'anonimo onnipresente Mario Rossi. Alla camera abbiamo Paolo Bianchi come direttore della fotografia. Abbiamo la data, ad esempio, del 10 febbraio 2021. Stiamo girando di giorno, che è la cosa più probabile in un documentario. Stiamo girando in esterna. E qua abbiamo sul simbolo sincronizzazione l'audio. In più, come filtro, stiamo ad esempio adoperando un ND. Tutte queste cose qua poi ve le spiegherò quando saremo anche sul campo. Perché ho scritto sync qua? E qua torniamo al discorso che avevamo un po' lasciato alla fine del secondo video. Sync sta appunto per sincronizzazione. Ed è quello che vi avevo già detto appunto l'altra volta, quando vi ho parlato di sincronizzazione dell'audio. Come funziona quindi la sincronizzazione dell'audio tramite il chuck? C'è da premettere che la ripresa dell'audio sul set viene fatta nella maggior parte dei casi da un fonico e non dalla stessa videocamera che sta filmando, anche perché quando si filma si può produrre dei rumori con la videocamera che poi andrebbero a finire nell'audio che poi è quello del documentario e questa non è una cosa buona. Quindi l'audio viene registrato separatamente da un fonico e da un operatore che regge un microfono. Quando sul set sarà tutto pronto per filmare, ad esempio, l'inquadratura numero 2 della scena 1, il regista dirà la parola motore. A quel punto il fonico risponderà con partito, dicendo quindi che ha fatto partire la registrazione dell'audio. Subito dopo il cameraman confermerà di aver fatto partire anche la registrazione del video. A quel punto l'addetto o addetta al chuck comparirà in inquadratura, reggendo il chuck e dicendo 1, 2, prima e poi lascerà cadere l'asticella. Partito. 43, 2, settima. Azione. Il suono secco dell'asticella del chuck verrà registrato dal fonico e verrà anche filmato dalla videocamera. Quindi poi il montatore del nostro filmato non dovrà fare null'altro che andare a ripescare quella registrazione audio e quella registrazione video che è catalogata dal chuck e dovrà andare a far collimare il suono del chuck con il battito dell'asticella. Perché vi ricordate, il video è una sequenza di fotografie, quindi il montatore potrà benissimo andare avanti fotografia per fotografia fino a quando troverà il chuck chiuso e dovrà andare appunto a far collimare il suono che l'asticella ha prodotto con quella fotografia lì. In quel momento avverrà la sincronizzazione dell'audio con il video. Concludo questo piccolo capitolo dedicato all'audio mostrandovi anche quali sono i metodi principali per registrare l'audio. Si può usare per esempio la pulce o più propriamente chiamata levalier, che è un microfonino minuscolo che di solito è nascosto. Altrimenti si può usare il microfono a fucile retto da un'asta. In questo caso il microfono è dentro questa custodia che è chiamata Zeppelin
e quando ci troviamo in situazioni dove c'è molta aria, ad esempio all'esterno, questo Zeppelin può essere avvolto da questo oggetto, che purtroppo ha un brutto nome, si chiama Dead Cat, in inglese gatto morto, che riesce a neutralizzare l'aria che può arrivare sul microfono. Facciamo un passo indietro adesso, tornando a parlare del video. Per realizzare un buon video si possono adoperare diverse tecniche di ripresa. Ad esempio si può usare il cavalletto o si può usare la Steadicam, che è un braccio molleggiato che regge la videocamera e che dà fluidità quando dobbiamo muoverci, ad esempio. Si possono usare degli stabilizzatori manuali, si possono usare dei droni, si possono usare tante tecniche. Però la cosa che dobbiamo ricordare è soprattutto il modo in cui inquadriamo quello che dobbiamo inquadrare. Ci sono delle regole ben precise che è sempre meglio rispettare. Una fra queste è la linea di azione. Cos'è quindi la linea di azione? Supponiamo di avere nel nostro documentario un intervistato ed un intervistatore. Supponiamo ora di disegnare una linea per terra che passa in mezzo alle loro gambe e che divide quindi la loro parte destra dalla loro parte sinistra. Se noi ci posizioniamo, ad esempio, da questa parte per filmare l'intervistato, quando andremo a filmare anche la reazione, ad esempio, o le domande dell'intervistatore, dovremo per forza posizionarci sempre da questa parte e non dall'altra parte, altrimenti si verifica quello che si chiama uno scavalcamento di campo, che è una cosa molto fastidiosa e disorientante per chi guarda il video. La regola che vi ho appena spiegato è la regola dei 180 gradi, perché se noi abbiamo un cerchio intero di 360 gradi e posizioniamo l'intervistato e l'intervistatore sulla circonferenza di questo cerchio e dividiamo con la linea di azione a metà questo cerchio, si creeranno due semicerchi di 180 gradi l'uno. In questo caso noi ci posizioneremo in questo semicerchio di 180 gradi e non nell'altro, per filmare l'intervistato e l'intervistatore. La regola dei 180 gradi, assieme ad altre regole fondamentali per realizzare un documentario o un film in maniera corretta, c'è da dire che sono regole che possono essere anche infrante. Se si vuole infrangerle, però, lo si deve fare in un modo ben preciso, altrimenti risulta un errore. Tutte le regole che vanno a concorrere alla realizzazione di un video o di un documentario o di un film in maniera corretta fanno parte di quello che è un po' chiamato il linguaggio cinematografico, che è frutto di esperienza di decenni di persone che hanno sperimentato sul modo corretto in cui fare appunto i film o i documentari. Il linguaggio poi viene anche utilizzato quando si va a montare un film. Andiamo quindi ora a parlare del montaggio, che forse è una delle parti più divertenti della realizzazione di un video o di un film o di un documentario, perché è la parte dove noi andiamo a raccogliere tutti gli sforzi che abbiamo fatto in pre-produzione con la scrittura di una sceneggiatura e con la pianificazione delle riprese e gli sforzi che abbiamo fatto sul set per girare appunto queste riprese. Il montaggio adopera anch'esso un linguaggio, come dicevo prima, cioè una serie di regole fondamentali in modo che lo stesso montaggio appunto risulti il più efficace possibile e quindi la nostra produzione, il video, il film o il documentario risultino gradevoli allo spettatore che li guarda. Come si realizza quindi un buon montaggio? Innanzitutto il montatore deve conoscere bene tutto il materiale che ha a disposizione e che è stato girato sul set. Deve catalogarlo bene in un computer
nominando i file in maniera corretta, in modo che sia agevole poi andare a prelevarli per metterli nel programma di montaggio. Questa cosa qua è fondamentale, perché anche ad esempio in una ripresa che può essere stata giudicata brutta o comunque mal riuscita, ci possono essere dei spezzoni interessanti che potrebbero essere prelevati e messi all'interno del documentario quando ad esempio c'è un buco di narrazione nel documentario stesso. Il montatore poi deve utilizzare tutto il materiale che ha a disposizione e dosarlo in modo che il filmato ne risulti più fluido possibile e che non ci sia la sensazione di interruzioni nella visione del filmato. Tutto questo può essere fatto solo tramite appunto un dosaggio corretto di immagini, parlato e musiche di sottofondo. Dobbiamo capire che si conservavano delle munizioni che potevano essere le cartucce per armi leggere fino a bombe per cannoncini, mortai e cose di questo genere. Anche bombe d'aereo c'erano in un certo periodo. Ci hanno trasferito a Precenico. Nella polveriera avevamo l'abitazione lì. E naturalmente questi uomini venivano controllati anche nella vita privata, nelle frequentazioni, eccetera. Dall'esterno ti dice una cosa, però dall'interno ti dice la pericolosità che noi potevamo avere in questa polveriera. Con questa ultima cosa che vi ho detto, concludiamo anche questo terzo video tutorial. Vi saluto e alla prossima!